Trovati. Ok, facciamo così. Premessa, ho fatto un casino. Mea culpa, mio nerdone, mia la cagata di faccia, faccia tra virgolette, tanto passa montagna. Allora, avevamo proposto due progetti, progetto A e progetto B. Progetto A prevedeva praticamente un fucile a canna spezzata, quindi tipo Lupara, mettiamolo così, che sparasse cartucce a CO2 che faceva da palla e da propellente. Anche quello andava a percussione della bomboletta di CO2 e quindi, diciamo, potenza offensiva limitata, molta meccanica. E poi abbiamo proposto un progetto B, nome in codice Titan, che funzionava, diciamo, con pressioni troppo elevate ed era in cantiere da parecchi anni e forse non era il caso di proporre l'idea. Io ho passato l'idea a Westland, che a sua volta l'ha passata all'Inner Circle, sapete come funziona il giro, è stata bocciata in primo grado nonostante l'avessi proposta nel sondaggio ed è stata bocciata definitivamente dall'Inner Circle. Devo ammettere, hanno ragione, ok? Hanno ragione. Mea culpa, non dovevo proporlo io, ho sbagliato io e vi chiedo decisamente perdono, mi dispiace, non volevo deludere nessuno della mia community, vi prego perdonatemi. Vi spiego il perché non si poteva realizzare questo progetto. Allora, vi spiego subito. Avevamo un canister, una bombola, mettiamola così, che portava circa 110 bar. Okay. Questa bombola sarebbe stata o ossigeno o anidride carbonica o qualsiasi altro gas. Su questo veniva riversato in un piccolo, come si può dire, aspetta, vediamo così forse ci vedi meglio. Ok, veniva riversato, vieni, spostati, non ti preoccupare. Veniva riversato in un tank, mettiamolo così, in un serbatoio di decompressione dove sarebbe stato applicato un manometro, ok? E a sua volta da qua sarebbe passato a un solenoide, un'elettrovalvola, ok? Dall'elettrovalvola sarebbe passato poi alla canna dove per gravità sarebbero cadute le sferette, ok? Il solenoide a sua volta era azionato da un interruttore momentaneo. Quindi, che cosa succedeva? Che aprendo tramite il regolatore di pressione incamerava N bar, ok? E quindi riversava N.000 bar, sal cazzo la madonna, direttamente dal solenoide alla canna. Questo, qual è il problema? Che il tank che volevamo utilizzare, che occhio che ti si sballa così, aspetta, faccio io, non ti preoccupare, così si vede. Il serbatoio che volevamo utilizzare da 110 bar o da 150 bar era decisamente eccessivo, sia per la camera di compressione, perché sarebbe potuto sicuramente esplodere, oppure viceversa, questo, il solenoide non era abbastanza potente per chiudere, quindi avrebbe fallito il progetto. Che cosa comportava questo? Decisamente troppa potenza. Questo progetto era già stato provato e ha bucato praticamente da parte a parte la portiera di una macchina, mettiamola così. Voi direte, ma non si può regolare? Sì, in teoria si poteva regolare, ma voglio dire, la possibilità c'era sempre, quindi ci avrebbero chiuso sicuramente il canale, ok? Mettiamola così. Che dire di più? Allora, tieni qua un attimo, grazie, molto gentile. Questa era la piccola spiegazione del perché non abbiamo utilizzato quello. Uno, l'ossigeno, avremmo utilizzato una bombola d'ossigeno da saldatore, quella per intenderci a saldare da acetilene, quindi sarebbe stato decisamente pericoloso 110 litri di ossigeno da fiamma ossidrica. Seconda cosa, molto costoso. Ad esempio, solo il solenoide ci sarebbe costato all'incirca 80 euro, cosa che non tutti si possono permettere, e in fase di poveranzia, come il sottoscritto, non riuscivo a smarcare la cosa. L'avrei fatto lo stesso, per carità, però fa niente.
prima o poi spazierò, è rimasta incastrata, ottimo. Tac. Va bene, che dire di più? Mi dispiace, allora, non tutti i youtuber fanno i video di scuse, però lo so, siccome siamo una community molto unita, tengo molto alla mia community, cose come fosse la mia famiglia, vi chiedo umilmente scusa, mi dispiace, non dovevo proporre il progetto. Ne approfitto per ringraziare comunque sia Westland che l'Inner Circle per la correzione, era dovuta, quindi non vi incazzate con loro. Altra cosa, abbiamo due iniziative ongoing sulla sezione community, che vi ripeto è molto importante, controllate tutti i giorni perché tutti i giorni viene aggiornata, tranne il sabato e la domenica perché magari riposo. Prima iniziativa è la missione del giorno. La missione del giorno consiste nel scrivete uno storyline e noi lo realizzeremo, di una missione, non molto lunga, una cosa da fare in giornata, e noi lo realizzeremo, faremo questo cortometraggio. L'altra è la Killer Maru Experience. Voi mandate una mail sempre a killerstaff.killermaru@, ecco, non lo so, poi ve lo scriverò nei dettagli del video, non me la ricorderò mai, e faremo praticamente una vera esperienza, ovvero vi piazzeremo una bodycam e sarete con noi per un'intera giornata, così vedete che cazzo vuol dire. Per chi lo guarderà sarà un'immersione totale in quello che è questo delirio di società, mentre per chi lo vivrà, mi dispiace per lui, che posso dire. Poi vorrei ricordarvi che la Soundtracks, grazie a qualcuno, perché ho scommesso e ho perso, è stata postato il link proprio oggi sulla sezione community, quindi se cliccate il link arrivate sulla KS qualcosa, comunque Killer Maru Sharing Community Sharing KCS, una roba del genere, quel Killer Maru Community Sharing, sì, ci sono arrivato, abbiamo una marea di tool aziendali, non ci ricordiamo neanche. Troverete già il volume 4 e il volume 1 che ci è stato gentilmente donato, e forse troveremo anche il 2 perché qualcuno che ha la limited edition forse ce lo farà pervenire. Queste sono le iniziative ongoing e ancora una volta mi dispiace per aver cancellato il progetto, però quello che è giusto, portate pazienza. Procederemo invece con il progetto A, che è quello che vi dicevo prima, che è quello per cui ci hanno chiuso il canale la prima volta, perché ci avevo ficcato dentro un calibro 12 e non era proprio il caso. Quindi in questo caso funziona con le bottigliette CO2, giuro, non spareremo a calibro 12, ok? Ancora una volta vi chiedo scusa, mi dispiace, e che dire di più? Stasera andiamo a registrare questo.